Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi vediamo alcuni elementi fondamentali da tenere in considerazione per la preparazione della verifica o dell'interrogazione relativa ai capitoli 20 e 24. Una premessa però: dal momento che mi fa male la gola, oltre a dover parlare piano, è possibile che questo video non venga concluso. In tal caso, in fase di montaggio, metterò una scritta che ti avvertirà dell'imminente, spero, uscita della seconda parte del video. Detto questo, cominciamo. Prima di continuare, se vuoi semplificare il tuo studio, ti informo che ho pubblicato due libri sui promessi sposi. Il libro con la copertina azzurra ti offre riassunti per sequenze di tutti i capitoli, aiutandoti a conoscere la storia completa in maniera precisa e veloce. Il libro con la copertina gialla, invece, ti mette a disposizione le descrizioni e le analisi di tutti i personaggi e la spiegazione dei temi di ogni capitolo, aiutandoti così a preparare verifiche e relazioni sull'argomento. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. La prima cosa da dire, ovviamente, riguarda la trama. Come al solito, ti invito, per una conoscenza approfondita della trama di questi capitoli, ti invito alla visione dei miei video dedicati ai capitoli, al riassunto dei capitoli dal 20 al 24 e anche alla visione dei video dedicati alla rispettiva analisi di questi capitoli. In questa sede, sempre per motivi di tempo e di spazio, ci limiteremo a vedere le scene fondamentali di questi capitoli. I capitoli 20 e 24 cominciano con il rapimento di Lucia. Lucia, che si trova ormai sola in quanto Agnese è andata via, si trova ormai sola al convento di Monza insieme a Gertrude, ovvero la monaca di Monza, che trascorre il tempo con Lucia e le vuole davvero bene e vorrebbe veramente prendersi cura di lei. Tuttavia, Don Rodrigo ha deciso di contattare l'innominato e di far rapire la ragazza. Così l'innominato invia il Nibbio a Monza per prendere accordi con Egidio, l'amante di Gertrude, Egidio che è amico dell'innominato e, attraverso l'aiuto di Egidio, l'innominato è sicuro di poter aiutare a sua volta Don Rodrigo, ovvero di poter rapire Lucia. Tutta questa spiegazione è per far capire quanto fosse difficile nel 600 entrare in un convento, in un monastero di clausura per rapire una monaca o una persona che si era rifugiata al suo interno. Pertanto Egidio convince Gertrude con una scusa a far uscire Lucia in modo tale che la ragazza possa essere rapita. Gertrude all'inizio è molto scettica e si sente male, si sente e trova orribile questa proposta, ma alla fine cede. Così, con una scusa, fa uscire Lucia dicendole che deve andare a fare una commissione dal padre guardiano del convento dei frati cappuccini. E quando Lucia esce per strada, viene rapita dal Nibbio e da alcuni bravi dell'innominato che l'attendevano lì in una strada nei pressi del convento per rapirla e condurla al castello dell'innominato. Giunta al castello, l'innominato parla col Nibbio che gli racconta quanto Lucia abbia suscitato in lui la pietà, la compassione con i suoi pianti e con le sue preghiere. Pertanto l'innominato è preso da una forte curiosità nei confronti di questa ragazza e decide di andare a vederla. Già molto tempo prima di rapire Lucia, il narratore ci informa che l'innominato sta vivendo una vera e propria crisi di coscienza. E infatti, quando Don Rodrigo gli chiede aiuto, inizialmente lui vorrebbe rifiutare di far rapire una povera innocente, tuttavia accetta, si costringe ad accettare in quanto l'innominato vorrebbe essere l'uomo sicuro e forte di sempre, l'uomo che non teme nulla e vorrebbe mettere a tacere questa sua coscienza che lo spinge continuamente a prendere in considerazione l'idea di cambiare vita. Dunque l'innominato, dopo aver parlato con Nibbio, va a visitare Lucia e la vista della ragazza, il colloquio che tiene con lei, gli fa un'enorme impressione. E dopo aver visitato Lucia, quando torna nella sua camera per dormire e trascorrere la notte, sa già che non riuscirà a dormire e ha continuamente impressa davanti a sé la figura di Lucia, che lo tormenta, che lo perseguita ed è soprattutto perseguitato da una frase.
Lucia pronuncia: Dio perdona tante cose per un'opera di bene. Questa frase sarà ben tenuta a mente dall'illuminato in alcuni momenti fondamentali della sua tragica notte, una tragica notte in cui tenta addirittura di compiere il suicidio. E parallela alla notte angosciosa dell'illuminato c'è la notte altrettanto angosciosa di Lucia, in quanto Lucia è stata rapita e si trova al castello dell'illuminato, rinchiusa in una stanza attraverso la nostra famosa vecchia del castello, una vecchia che è una sorta di controfigura comica e grottesca che fa compagnia a Lucia e la custodisce, la controlla. Durante questa notte Lucia ovviamente sta male per essere stata rapita e alla fine, dopo aver recitato delle preghiere, decide di fare un voto di castità alla Madonna, promettendo in cambio della libertà e di poter riabbracciare sua madre, promettendo di rinunciare a quanto ha di più caro al mondo, ovvero l'amore di Renzo. Così la notte di Lucia si chiude con una speranza, con la ragazza che prende sonno dopo una lunga veglia e prende sonno confortata dall'idea di aver fatto questo voto alla Vergine Maria. Al contrario, la notte dell'illuminato si conclude con una forte angoscia. Ma la mattina successiva l'illuminato si sveglia, guarda fuori dalla finestra e vede tante persone a correre verso un unico luogo, verso una sola direzione. Si informa e apprende che il cardinale Borromeo è giunto in visita al paese, lo apprende da un bravo. Così nel capitolo 22 il narratore ci fornisce un ritratto della vita, una vera e propria biografia, anzi direi agiografia, del cardinale Federico Borromeo. E dopo questo ritratto il narratore ci continua, riprende la narrazione e ci narra dell'illuminato che decide di far visita al cardinale Borromeo, in quanto spera che quest'uomo che gode di una tale fama di santità possa mettere pace, possa offrire sollievo al tormento interiore che lo perseguita. Così l'illuminato si dirige alla casa del prete dove il cardinale Borromeo si è stabilito durante la sua visita pastorale, incontra il cappellano Crocifero, chiede di essere ricevuto dal cardinale e finalmente incontra Borromeo. E durante questo incontro l'illuminato, colpito dalla figura del cardinale Borromeo e dalle parole del cardinale Borromeo, scoppia in lacrime, abbraccia il cardinale e finalmente si converte, e subito dopo la conversione fa immediatamente un'opera di bene, ossia decide di liberare Lucia. Così il cardinale Borromeo ordina di preparare una carrozza ed invia Don Abbondio, che si trovava in quel paese perché era stato spedito da Perpetua per incontrare il cardinale, che era in visita pastorale appunto in quel paese. Dunque chiama Don Abbondio e fa cercare una donna del paese che possa andare insieme a Don Abbondio e all'innominato al castello per liberare la ragazza e confortarla non appena quest'ultima viene liberata. Questa è una trama data a grandi linee, ma ti invito, per vedere tutti i dettagli e alcuni elementi e personaggi fondamentali di questi capitoli, a vedere i miei video dedicati al riassunto di ciascuno di questi capitoli. Andiamo adesso ad esplorare alcuni punti da tenere in considerazione. Il primo punto è la figura di Gertrude, in quanto Gertrude, alias la monaca di Monza, vuole sinceramente bene a Lucia, prova un reale affetto nei suoi confronti ed è anche felice di proteggere la ragazza, in quanto sente che sta facendo del bene ad una figura buona, ad una creatura buona, innocente. Ma nonostante questo, Gertrude accetta di far uscire Lucia dal convento e così di conseguenza di farla rapire. Dunque Gertrude accetta il male, e accetta di fare il male perché non riesce a resistere alle pressioni di Egidio. Egidio, un uomo malvagio che la ricatta con il suo amore, ovvero le fa capire che se Gertrude non avesse accettato di collaborare al rapimento di Lucia, lui avrebbe smesso di amarla, di interessarsi a lei. E così Gertrude cede al male e fa uscire Lucia. Un altro punto da tenere in considerazione è la doppia notte che viene raccontata in questi capitoli: la notte di Lucia, in cui pronuncia il voto di castità alla Madonna, e la notte angosciosa dell'illuminato.
Qui, ancora una volta, vediamo la notte come momento particolare, momento angoscioso, angosciante, ma anche momento in cui i vari personaggi si confrontano con se stessi. Abbiamo già visto l'importanza della notte in un altro episodio, nella cosiddetta Rinsiade, quando Renzo, in un capanno vicino all'Adda, trascorre la notte in preda ai suoi pensieri e pensa e riflette a tutti gli errori commessi. Anche in questo caso, la notte porta consiglio, porta a spingere i personaggi a riflettere. Da un lato vi è ovviamente la disperazione di Lucia che fa il voto di castità e dopo aver fatto questo voto può dormire tranquilla perché si sente protetta dalla Madonna. Dall'altro lato c'è la notte dell'innominato che però non trova una soluzione alla sua angoscia e in tutta questa terribile notte l'innominato passa in rassegna la sua vita, c'è un vero e proprio sdoppiamento dell'innominato che diventa accusato e allo stesso tempo giudice di se stesso, uno sdoppiamento dell'innominato che giudica tutto ciò che ha fatto e che soprattutto in preda alla paura, la paura non solo e non tanto della morte, ma anche e soprattutto del giudizio divino, della possibile esistenza di Dio, in quanto noi abbiamo visto come l'illuminato sia una figura assoluta che non vuole scendere a compromessi. Un altro punto fondamentale, sempre legato alla figura dell'illuminato, è la sua crisi di coscienza e la conversione, una conversione che è verosimile, in quanto questa conversione non nasce, attenzione, attenzione, non nasce dall'incontro con Lucia, non nasce dall'incontro con il cardinale Borromeo. Semplicemente Lucia e il cardinale Borromeo rappresentano solo delle figure che hanno promosso, che hanno velocizzato quel processo che era già in movimento all'interno della coscienza dell'innominato. Infatti, l'innominato, quando giunge Rodrigo a chiedergli aiuto, è nel pieno di una vera e propria crisi di coscienza che noi vediamo esternata in tutta la sua ampiezza proprio durante la notte angosciosa che il bandito deve trascorrere. Dunque, la conversione dell'Illuminato, al pari di quella di Fra Cristoforo, è una conversione verosimile che non nasce all'improvviso per illuminazione divina, ma nasce da un percorso di riflessione e maturazione interiore. E al pari di Fra Cristoforo, anche l'innominato è una figura che conserva tutta la sua potenza e tutti i suoi attributi positivi dopo la conversione. Infatti, se l'innominato era un bandito di una malvagità assoluta, dopo la conversione quasi prende la fama di santo e riesce a fare, grazie alla sua assolutezza, delle opere di bene eccezionali. E a questo è legato un altro punto che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero la reazione delle persone alla conversione dell'innominato. Infatti, i bravi dell'innominato, quando apprendono della conversione del loro padrone, non osano opporsi, non osano deriderlo e, come ci dice il narratore, non sognano nemmeno di approfittarsi di lui, di aggredirlo, in quanto sanno benissimo che l'innominato ha conservato la grandissima forza e potenza che era solito avere. Dunque, anche nell'innominato, come in Fra Cristoforo, c'è una sopravvivenza della vecchia figura, di una parte del vecchio carattere. E sempre restando fermi sulla conversione, riflettiamo su due figure, da un lato Don Abbondio e dall'altro il cappellano Crocifero. Don Abbondio appare in questi capitoli come un contrappunto comico, in quanto quando tutti sono stupiti e meravigliati della conversione dell'innominato, che vedono come un miracolo, come un evento meraviglioso, Don Abbondio invece fa ridere il lettore, in quanto si interroga continuamente se la conversione è vera, se l'innominato non stia recitando, se non sia una bugia, se non sia una trappola per uccidere il cardinale Borromeo. Questo perché Don Abbondio è sempre preda della paura, mentre il cappellano
crocifero, quando vede la conversione dell'illuminato e torna indietro a avvertire gli altri preti di quanto è accaduto, dice che è accaduto un miracolo. Questo perché è solamente un miracolo nella visione del mondo del cappellano crocifero, che rappresenta la visione del mondo che ha la classe ecclesiastica nel 600, soltanto un miracolo può cambiare lo status quo del mondo. Solo un miracolo può fare in modo che un uomo come l'illuminato possa convertirsi. Per questo motivo il cappellano crocifero è fortemente contrario che all'inizio l'illuminato incontri il cardinale Borromeo. Infatti per il cappellano crocifero le cose non cambiano, le cose restano sempre uguali. Non ci può essere miglioramento, non ci può essere progresso. E questa è una visione del mondo che la classe ecclesiastica nel 600 aveva e difendeva. E dunque per il cappellano crocifero ogni cambiamento non può che essere un miracolo, qualcosa di divino che nella vita di tutti i giorni non può accadere. L'ultima cosa da dire riguarda la figura del cardinale Borromeo, di cui Manzoni ci offre un ritratto nel capitolo 22. Più che un ritratto, si tratta di una vera agiografia, in quanto Manzoni dipinge questo personaggio come un santo, come un essere eccezionale ed estremamente positivo. Tuttavia il narratore alla fine di tale capitolo si accorge di aver esagerato e dice esplicitamente di non aver voluto scrivere una geografia, ma semplicemente di aver voluto tacere alcuni difetti, alcuni elementi negativi. E tra questi difetti a cui allude il narratore vi è la credenza da parte di Federico Borromeo dell'esistenza degli untori e vi è anche la stesura di numerose opere letterarie che però sono state condannate all'oblio, in quanto erano cariche della vacua formalità superficiale della cultura del 600. Ricordiamo però che il narratore, pur alludendo a questi difetti, tace un elemento negativo molto importante, ovvero il fatto che durante il suo episcopato hanno avuto luogo dei processi di stregoneria che il cardinale Federico Borromeo aveva appunto permesso. Tuttavia, dal punto di vista culturale, come ricorda anche il narratore, il cardinale Federico Borromeo ha il merito di aver fondato la Biblioteca Ambrosiana. Con questo concluso, fortunatamente la voce non mi ha abbandonato, dunque ti saluto, ti comunico che su Twitch in diretta risponderò alle tue domande, iscriviti al canale e in bocca al lupo.